Domenica andrà in scena la terza giornata del massimo campionato di pallavolo nazionale a sbarcare al Palatrento Monza. Urge però fare un passo indietro a mercoledì sera e uno decisamente in avanti alla decima giornata che il tabellone prevederebbe il 19 dicembre. In quella data però alla voce appuntamenti dell'agenda della Trentino Volley c'è la scritta 14-21 dicembre Mondiale per Club a Doha in Qatar. Ecco dunque che la Lega ha concesso la possibilità alla formazione bicampione d'Europa e campione del mondo di anticipare la sfida contro Piacenza. Turno infrasettimanale dunque per Juan Torrena e compagnia giocante. In casa Trento la grande novità sarà la presenza del capitano Casischi al rientro dopo il meritato riposo del guerriero. L'obiettivo dello staff tecnico gialloblu è quello di portare il martello bulgaro a buoni livelli per la fine del mese in modo da averlo poi al top per il Mondiale per Club e la Supercoppa italiana della seconda metà di dicembre. Non è escluso però l'impiego per qualche punticino anche nella sfida contro Piacenza. In casa Itas, oltre a Casischi, è arrivato dunque anche il momento di test più probanti e di livello superiore rispetto a quelli già in archivio, vittoriosamente, di Castellana Grotte e San Giustino. La Copra Piacenza è sicuramente altra squadra per qualità d'organico rispetto a quella segregata in classifica all'ultimo posto, a quota 0 punti dopo due giornate. Trento dal canto suo dovrà ritrovare costanza dietro la linea dei 9 metri, 19 errori e solo 4 ace domenica, zona in cui la Copra si esprime al meglio, così come a muro, 25 block in due gare. Insomma, tutti ingredienti che lasciano presagire un grande match. Appuntamento mercoledì sera alle 20:30 al Palatrento. I just can't get enough, just like a rainbow.